Intorno alle 3:30 di questa notte è scoppiato un incendio al civico 33 di Via Eraclea, nei locali che ospitano la Selva, la sede del collettivo autonomo studentesco di Ravenna. A lanciare l'allarme e chiamare i vigili del fuoco sono stati i residenti del condominio, svegliati da alcuni forti colpi che hanno preceduto le fiamme. Lei è uno dei residenti che abita qui nel complesso di Via Eraclea? Sì, io abito esattamente sopra al luogo dove è stato appiccato l'incendio. Appunto, mi diceva appiccato perché voi stanotte avete sentito dei rumori. Sì, esattamente, noi abitiamo appunto qui sopra e questa notte abbiamo sentito dei forti colpi contro il vetro e quindi sicuramente anticipavano appunto quello che è stato dopo poi l'incendio. Dopodiché ci siamo alzati, abbiamo guardato e abbiamo visto dei ragazzi scappare. E appunto siamo subito scesi abbiamo suonato tutti i campanelli, abbiamo chiamato subito noi i vigili che sono poi accorsi subito. Senta, l'incendio quanto è durato? L'incendio quando è durato? Sarà durato una mezz'ora sicura. E quindi voi residenti siete usciti tutti quanti dalle vostre abitazioni, avete atteso? Mio marito ha citofonato a tutti gli altri condomini appunto per farli uscire perché sì, una volta arrivati i vigili le cose erano sotto controllo, però prima si poteva anche perché le macchine erano parcheggiate qui di fronte e c'era l'urgenza di spostarle oltretutto. Quindi una notte, insomma, di paura. Sì, direi di sì. Io E senti, ha visto scappare quindi dei ragazzi? Quanti erano? Due, non lo tre? so, non li ho visti io, li ha visti mio marito quando si è affacciato, ha visto dei ragazzi che scappavano. Questo sono sicura. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.